Ma ciao YouTubini, benvenuti ad un nuovissimo video di Gaetano Donati. Oggi è venerdì 19 febbraio 2021 e siamo ormai alle ultimissime puntate del GF VIP 5. Infatti, mentre faccio questo video con voi, sto guardando in diretta appunto il Grande Fratello VIP su Canale 5. E oggi è una puntata davvero molto particolare. In un primo momento si è parlato della storia con Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, che molti pensano sia falsa e così via. Poi si è parlato dell'amicizia tra Rosalinda appunto e Daiane Mello, che si è leggermente staccata. Poi è stato si è parlato del rapporto di Tommaso Zorzi col padre, quindi c'è stato un avvicinamento. Infatti il padre ha scritto anche una lettera, ho fatto un video perché non so esattamente perché stavo facendo il video, un altro video riguardante Rosalinda e Daiane e la loro amicizia, quindi non ho visto esattamente. E adesso invece vedo che stanno parlando di Giulia Salemi e Pierpaolo, quindi la prima coppia del Grande Fratello VIP. A proposito di Giulia, oggi è Giulia in nomination insieme a Stefania Orlando. Allora, sono due VIP molto ma molto forti. L'ultima che ho citato, ovvero Stefania Orlando, poiché è un'amica strettissima di Tommaso Zorzi e diciamo è una donna che non si lascia, non ha peli sulla lingua, quindi un po' come Daiane, diciamo, dice quello che pensa ed è molto schietta nel raccontare le cose, di dire quello che pensa, e infatti è sempre stata diciamo al centro anche tra polemiche eccetera in passato, nei mesi passati, appunto perché in molti dicevano che si intrometteva. Infatti non so se vi ricordate quando all'epoca c'era ancora la contessa Elisabetta Gregoraci, infatti ha avuto davvero tante litigate con Elisabetta Gregoraci e così via. E poi c'è lei, Giulia Salemi, che stiamo vedendo ora, che è in confessionale. Giulia Salemi, nonostante è entrata dopo, quindi non è stata delle primissime concorrenti del Grande Fratello VIP, si è fatta subito riconoscere perché innanzitutto ha un carattere molto solare, allegro, io la vedo molto molto divertente, e negli ultimi e poi naturalmente è nata la relazione tra lei e Pierpaolo, anche se è una relazione molto molto bella, anche se nelle ultime settimane è stata molto molto triste, perché in pratica tutta la casa ce l'ha un po' con lei, cioè non è che ce l'ha tutte con lei, nel senso che la nominano sempre, e è stata un po' isolata nella casa del Grande Fratello VIP. Infatti qualche settimana fa, quando hanno parlato appunto su Canale 5 il lunedì o il venerdì, non ricordo che giorno fosse, di questo isolamento che ha avuto Giulia Salemi da parte di tutti, anche Tommaso Zorzi, che era un suo amico, diciamo non ha avuto delle belle parole nei suoi confronti. E niente, è stata davvero molto molto male. Infatti nella puntata scorsa, quando Rosalinda l'ha nominata e lei non se lo aspettava da Rosalinda, e poi tutta la casa praticamente l'aveva nominata, lei ha avuto una crisi di panico, cioè sono state delle scene davvero molto molto brutte e che non auguro a nessuno. Infatti mi è dispiaciuto davvero tanto tanto tanto. E niente, sono qui con l'altro iPhone e vi leggo una notizia di fanpage.it che dice: tra Stefania Orlando e Giulia Salemi, chi sarà eliminata dal GF VIP secondo i lettori di fanpage.it? La puntata del Grande Fratello VIP di venerdì 19 febbraio produrrà un responso decisamente importante. Una concorrente tra Stefania Orlando e Giulia Salemi dovrà abbandonare la casa. I tantissimi fan delle due geffine attendono il responso con il fiato sospeso. Fanpage.it ha chiesto ai lettori di esprimere una propria preferenza con il responso del nostro sondaggio. Vediamo, andiamo
parliamo direttamente. Allora, secondo il sondaggio di fanpage.it, quindi secondo i lettori di fanpage.it, Giulia Salemi la vedono vittoriosa con 53% dei voti, mentre Stefano Orlando perdente col 47% dei voti. Naturalmente questa è una sola... cioè sono solo i fan di fanpage.it che hanno avuto questa... hanno votato, però non è la reale, il reale esito del televoto, perché all'inizio puntata, vi ricordo per chi non lo sapesse, è partito, cioè Alfonso Signorini ha anche comunicato che ha comunicato che il televoto era stato interrotto, cioè il televoto del sito grandefratello.mediaset.it era andato in tilt perché c'erano state delle votazioni anomale, e quindi evidentemente, infatti, si vociferava che alcuni fan delle due concorrenti abbiano creato tantissimi account falsi per far vincere naturalmente i loro VIP preferiti. Naturalmente ora non so quale sia la verità, e lo sa solo il Grande Fratello o chi ha votato, e quindi nulla, brevissima scopriremo l'esito del televoto. Volevo fare un video mentre naturalmente scopriremo in diretta l'esito del televoto, solo che l'ho iniziato troppo tardi, cioè troppo presto, perché sono le 23:31 e quindi non posso aspettare fino a mezzanotte, che più o meno verso quell'ora lì danno l'esito del televoto, perché altrimenti sarebbe un video che durerebbe più di 40 minuti. Non credo che voi abbiate voglia di guardare questo video per 40 minuti, naturalmente, non lo farei nemmeno io personalmente. Allora, cari youtubini, sono davvero molto... molto curioso di scoprire l'esito del televoto, perché io credo che veramente se la giocano due persone molto ma molto molto importanti in questa casa, perché davvero cioè sono due persone che hanno fatto parlare tanto di loro, due persone che sono state sempre a centro di polemiche, di discussioni, di fatti belli, brutti, eccetera eccetera. Quindi non vedo l'ora che arrivi mezzanotte per scoprire insieme a voi, naturalmente non insieme a voi perché voi lo starete guardando personalmente, perché io non è che posso fare il video, come vi dicevo, fino a mezzanotte, ma di scoprire naturalmente l'esito del televoto. In ogni caso vi ricordo che mi fa molto piacere quando commentate i miei video, mettete mi piace o mettete dislike, perché naturalmente mi date la possibilità di fare nuovi video, di parlare di questi argomenti o meno. E naturalmente vi ricordo sempre di commentare i miei video e di seguirmi sul mio profilo Instagram gaetano.donati, dove oltre naturalmente alla mia vita, cioè mi seguirete sempre, sarete più a stretto contatto con me. E per il momento è tutto, cari youtubini, non ho altro da dirvi, continuo a guardare il Grande Fratello VIP 5 e naturalmente carico questo video e l'altro video di Diane Mello e Rosalinda, e nulla, continuate a seguirmi, un bacio a tutti dal vostro Gaetano Donati. Ah, prima di salutarvi, voglio chiedervi una cosa, perché naturalmente lo farò poi in un video proprio specifico dove parleremo appunto del possibile vincitore del Grande Fratello VIP 5, quindi facendo qualche preferenza eccetera. Allora, vi inizio già a chiedere adesso, secondo voi chi sarà il vincitore del Grande Fratello VIP 5? Vi ricordo che la finale, quindi l'ultimissima puntata, è il 1° marzo 2021, quindi manca davvero pochissimo, quindi mancano praticamente 3 puntate, perché lunedì prossimo andremo dalla terz'ultima puntata, venerdì la penultima e lunedì 1 marzo l'ultimissima puntata. Quindi sono curioso di sapere, iniziatemelo a scrivere già nei commenti, secondo voi chi vince il Grande Fratello VIP 5, così naturalmente scopriremo insieme chi ha avuto ragione. Allora, io non lo voglio ancora dire, voglio prima aspettare i vostri commenti e poi naturalmente farò proprio un video dedicato dove, se vi fa piacere, vi parlerò
secondo me chi vincerà il Grande Fratello VIP 5, e quindi parleremo un po' in generale degli attuali concorrenti, dei finalisti, perché a breve suppongo che ci saranno solo i finalisti nel GF VIP. E questa volta vi saluto davvero, un bacio a tutti, dal vostro Gaetano Donati.